Ciao, allora un nuovo video dedicato alla cura e alla bellezza della pelle. Sapete quanto sia importante per me, veramente, quanto io sia appassionata a questo argomento, all'argomento. Quindi, di cosa parlerò in questo video? In questo video mi occuperò in particolar modo di quelle che sono le imperfezioni della nostra pelle, delle imperfezioni che tutte abbiamo, chi più chi meno, in diversi periodi della nostra vita. Di cosa sto parlando? Sto parlando di macchie, pori dilatati, rughe, grana, quindi qualità della grana della pelle. Una pelle perfetta non esiste, ma una buona pelle, una bella pelle è sicuramente una cosa raggiungibile per tutte le donne. In questo video parlerò proprio di come andare ad attaccare e a minimizzare queste problematiche. Mi riferisco ai dischetti, all'acido glicolico Revitalift Laser X3 di L'Oréal. Vi faccio vedere anche la confezione in modo che possiate individuarla se magari la cercate nei negozi, e in basso qui sotto del box info vi lascio anche il link diretto se appunto volete, se deciderete appunto che è un prodotto che fa per voi. Ci tenevo a precisare, questo prodotto contiene il 9,6% di complesso glicolico. Fatemi spiegare subito in parole povere, che poi sono anche le uniche che ho, e cos'è l'acido glicolico e come, soprattutto come funziona sulla nostra pelle. L'acido glicolico contiene delle molecole piccolissime che penetrano in profondità nella nostra pelle e permettono di eliminare gli strati superficiali e rigenerare la nostra pelle in maniera più veloce. Con l'età questo processo diventa sempre più lento. Quindi abbiamo bisogno di esfoliare la nostra pelle. Una cosa alla quale io tengo molto è un'esfoliazione che è sì efficace, ma non aggressiva. Nel senso che con questi dischetti che adesso vi farò vedere bene, non c'è bisogno appunto di sfregare, essere aggressivi nella maniera più assoluta, ma al tempo stesso sono appunto efficaci e vanno a trattare le problematiche di cui ho parlato in precedenza. Questi dischetti hanno due lati diversi, uno più ruvido e quindi un po' dipende appunto dalla tipologia di pelle, e io personalmente preferisco usarlo sulle zone in cui ad esempio ho delle cicatrici d'acne, quindi sulla fronte, dove appunto sento la necessità di un'esfoliazione, di una maggiore esfoliazione. Invece sul resto del viso c'è il lato più morbido, meno ruvido, che appunto è perfetto per l'applicazione con movimenti circolari. Una cosa che ci tengo anche a dire è che si va appunto a occuparsi di queste problematiche, ma l'utilizzo aiuta la pelle anche a assimilare i trattamenti appunto che andiamo ad applicare. Come si usa? Si usa una volta al giorno. All'interno di questa confezione ci sono 30 dischetti, quindi un trattamento di 30 giorni da usare la sera sulla pelle pulita, che non necessariamente vuol dire se non vi siete struccate, dite ah, vabbè, tanto non ho trucco. No, no, no. La pelle deve essere pulita, anche se non vi siete truccate, comunque se siete fuori, lo smog, dovete pulirla bene. Perché? Innanzitutto perché il trattamento ovviamente non è efficace su una pelle sporca. E anche perché potete addirittura causare di creare appunto delle irritazioni sulla pelle. Fate attenzione a non usare il prodotto sul contorno occhi o vicino alle labbra. Contiene anche degli agenti lenitivi proprio per andare a mantenere la pelle, ad occuparsi della pelle, anche della pelle sensibile, durante il trattamento.
Un'altra cosa che io amo in un prodotto è la praticità, quindi svitare il barattolo, prendere il dischetto, passarlo sul viso e buttarlo via, per me è assolutamente perfetto. Dopo il trattamento basta, potete lasciare passare 5 minuti e poi potete applicare la crema per la notte. E Revitalift ha una linea proprio dedicata al sia la crema da giorno che la crema da notte, quindi se volete utilizzare i prodotti della stessa linea potete assolutamente farlo. Sicuramente vi chiederete qual è stata la mia esperienza con questo trattamento. Io sono nella quarta settimana, quindi sono verso la fine del trattamento, che ripeto è di 30 giorni. Devo dire che sicuramente è andato a minimizzare quelle che sono le mie problematiche, ossia i pori dilatati, le macchie, quindi sono senza dubbio contenta. Una cosa fondamentale che stavo dimenticando di dire, ma è importantissima e ci tengo a sottolinearla, evidenziarla: il prodotto va usato di sera. Al mattino, prima di uscire, ricordatevi di usare una crema con protezione almeno 15. Io uso la 30, non vado da nessuna parte senza la 30, quindi mi conoscete. Però assolutamente, perché? Perché l'acido glicolico tende a sensibilizzare la pelle al sole. Quindi va benissimo, potete usarlo, però l'importante appunto è che non dimentichiate mai di usare la protezione. Ritornando alla mia esperienza, lo trovo un prodotto veramente ideale per quella che è la mia skin care routine. Perché? Perché è efficace, ma al tempo stesso non è aggressivo. E sapete, per chi mi segue su Instagram Stories, io in passato ho parlato di questa cosa: non amo i prodotti che sono molto aggressivi, devono essere efficaci, ma non per questo devono essere aggressivi. Quindi ci tengo appunto a sottolineare questa cosa. Quindi credo di avervi detto tutto, spero di sì. Comunque fatemi sapere se avete avuto già modo di provare questo prodotto, come vi siete trovate, e oppure se vi interessa, cosa ne pensate, cosa vi incuriosisce. Quindi sicuramente leggerò i vostri commenti e cercherò di rispondere. Vi mando un grandissimo bacio. Ciao!